Ogni giorno, 24 ore su 24, notizie, politica, cronaca, attualità, foto, video e annunci dell'area ovest di Milano solo su www.mi-lorenteggio.com. La genialità, l'impegno delle forze dell'ordine, dei carabinieri, di Italferro, di RFI, dei sindaci, del territorio, dei cittadini. Cosa possiamo fare? La necessità che in fretta venga messa al regime. Cosa faremo noi come provincia? Allora il sindaco mi chiedeva quale promessa farai. Io assumo due promesse. La prima è che noi avremo grande rispetto dei vostri e dei miei soldi, quindi sprecheremo meno i soldi dei cittadini. L'altro impegno è che quando partirà il regime noi doteremo i comuni attorno di trasporti su gomma che consentano un trasporto pubblico, perché il punto di arrivo su cui la provincia di Milano lavora è il trasporto su ferro. Puntiamo, diceva bene il sindaco di Trezzano prima, trasporti compatibili. Bene, noi abbiamo attivato, e il sindaco lo sa, un trasporto, un tram d'acqua, sperimentalmente. Noi vogliamo trasporti compatibili con l'ambiente. Il trasporto su ferro è il meno impattante, il meno inquinante. Puntiamo ad avere un'aria migliore, puntiamo a decongestionare Milano, favorendo il trasporto dalla città, da Albairate, dai comuni della provincia, della grande Milano, verso il centro, contenendo l'uso del mezzo privato. Ma il mezzo privato riusciamo a contenerlo non facendo barriere Ecopass, non sanzionando chi posteggia in divieto, ma favorendo il trasporto pubblico, perché non è la sanzione che impedisce a chi deve venire nella città di Milano per lavorare di usare un altro mezzo se l'altro mezzo non opera. Auguri, perché in fretta venga utilizzato come una metropolitana questo trasporto, e auguri a tutti voi e alle vostre famiglie per un santo Natale e per un anno che viene, che veda molte di queste inaugurazioni e veda la collaborazione di tutti per ridurre il gap di infrastrutture che ha la Lombardia rispetto all'Europa. Auguri ancora. Grazie, adesso prendo le promesse che ha fatto, che penso abbiano soddisfatto tutti. Speriamo di avere altre tante promesse. Fa un freddo bestia e quindi compressione. Io sono di questa zona, sentivo parlare di questo problema 30 anni fa, come sentivo parlare dei problemi di viabilità anche su gomma 30 anni fa. Siamo in ritardo da un punto di vista strutturale rispetto all'Europa, lo ricordava, di almeno 30 anni. C'è la volontà politica da parte della regione di risolvere finalmente da un punto di vista su gomma e su ferro, compatibilmente con l'ambiente e cercando di coinvolgere le amministrazioni locali, con un unico obiettivo: risolvere i problemi e non ritardare i problemi. La risoluzione dei problemi ha dei termini. Mi auguro che quanto prima si possa anche definire tutti gli altri aspetti infrastrutturali che riguardano questa zona. A Natale ci ha portato il treno. Prego, spero che l'anno nuovo ci sia anche il materiale rotabile nuovo per poter dare un servizio migliore. E prima dell'Expo vi auguro che si risolva anche il problema del trasporto su gomma. Grazie e auguri a tutti e buon lavoro. Festa. Ma risorse anche per il materiale rotabile. Dal 2005 che sono in regione, il 2008 doveva essere l'anno di grazia. Ora dicono che sarà il 2011, speriamo che sarà l'anno di grazia l'Expo. Bene, però queste risorse ci vogliono a Milano, ci vogliono nell'area metropolitana, come ci vogliono sullo stretto di Messina, perché noi siamo un'area strategica dello sviluppo di tutto il paese. Festeggiamo dunque oggi, festeggiamo, ma ricordiamo l'istituzione che bisogna investire risorse, non parole, e questa non sono parole, è una realizzazione da 40 anni, ma c'è, quindi auguri e festeggiamo insieme. Questa mattinata devo dire che la neve ci porta freddo, però una cornice meravigliosa in questa
inaugurazione, un'inaugurazione importante, vedere le istituzioni così presenti come i sindaci del territorio, i consiglieri regionali, la provincia di Milano, vuol dire che è una di quelle inaugurazioni che può essere di grande aiuto per chi ha veramente bisogno di competitività. E io ricordo un anno fa, proprio nel gennaio del 2008, feci un'interpellanza al presidente Formigoni, a cui chiesi aggiornamenti sul raddoppio della Milano-Mortara, sulle questioni dei ritardi, sulle questioni dello stato di pulizia dei vagoni. Devo dire che con una tempestività straordinaria intervenne e l'assessore Cattaneo, insieme al sottoscritto e molti dei presenti, ha fatto un sopralluogo sui treni, prendendo visione delle difficili da gestire. È uno dei settori che richiede molte risorse, ma per la prima volta dopo anni la regione ha stanziato 300 milioni di euro per intervenire su trasporti, a dimostrazione di fatti, di azione concreta. E di... in corso alla Fiera di Milano l'abbiamo con Ferrovie dello Stato e abbiamo dimostrato una capacità di integrazione, di intervento anche con questa grande struttura nazionale che vada a salvaguardare la prevenzione e la sicurezza dei cittadini. Si parla in quell'occasione, da questa mattina, di come prevenire il traffico merci su rotaie a merci pericolose per evitare che anche in Lombardia ci possa essere un viareggio. Un episodio tragico che ha colpito la nostra Italia, che qui in Lombardia preveniamo con un grandissimo lavoro. Io credo che non ci debbano essere le polemiche o le note stonate. Questo è un grandissimo risultato, quello della stazione di Albairate, che è frutto di un lavoro di squadra che ha visto i sindaci protagonisti, che ha visto la provincia di Milano, che ha visto la regione Lombardia, che ha visto le forze dello Stato. Bene ha fatto che ha ricordato il lavoro dei carabinieri, della polizia locale, ma io aggiungo della protezione civile. Un grandissimo lavoro di cui dobbiamo essere orgogliosi, di cui dobbiamo dire bene, questa volta abbiamo portato a casa un risultato che è semplicemente qualcosa che arriverà a significare ancor più qualcosa per dare in questo territorio. Io non posso che dire grazie anche a una persona che non è più qui, a Matteo Pirro, a una persona, a un sindaco vicino alla gente che avrebbe voluto essere qui questa mattina perché era straordinariamente legato a questo territorio. E sono i sindaci, le persone più vicine al territorio, alle persone a cui va il nostro grazie, perché grazie a loro noi abbiamo la possibilità di individuare risorse e argomenti da spendere per un territorio, quello della Lombardia, che veramente ha che abbiamo dato un lungo servizio, cioè abbiamo quasi, almeno personalmente, quasi 40 anni di pendolarismo, per cui sono già prossima alla pensione. È molto piacere che il consigliere Colucci abbia detto che ha fatto questa interpellanza al presidente della regione e è stato esaudito in maniera molto veloce. Mi piacerebbe avere questi dati sulla pulizia, sulla puntualità e quant'altro. Perché noi poi siamo quelli che fanno massa critica, no? Su questo. Chiediamo al Signore la benedizione, che sia una tratta o un percorso che favorisce il rapporto tra le persone, in modo tale che le persone, anche se a distanza, formino un unico popolo. Invochiamo il Signore per i tecnici e gli operai che hanno progettato e realizzato quest'opera e per quanto ne beneficeranno. Quanti transiteranno per questa stazione ferroviaria? Il tuo angelo li preceda e li accompagni, perché superata ogni insidia giungano sani e salvi alla meta desiderata. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie per la benedizione. Adesso procediamo con il taglio del nastro. Arrivaldo! Arrivaldo!